Lunedì 21 marzo si terrà all'Aquila la festa della poesia, incardinata nel progetto Volano Libri, a organizzare il tutto l'associazione Bambini di ieri e di oggi. Le iniziative verranno realizzate per stimolare l'irradiazione culturale nel capoluogo di regione, al fine di migliorare la vita di grandi e piccini. Gli abruzzesi forti e gentili devono addirittura festeggiare quello che c'è da festeggiare, quindi la bellezza, l'arte, la poesia, e come dicevo prima mi pare che in terra aquilana non manchi nessuna delle tre cose. A questo appello aquilano hanno risposto poeti da tutta Italia, poeti che si occupano di varie tecniche poetiche, quindi abbiamo con noi poeti che partecipano attivamente ai Poetry Slam, poeti che scrivono sperimentalmente haiku e poeti veterani, insomma, che ben conosciamo all'Aquila, ben noti da anni. Poeti alle prime armi, poeti già esperti, è stata una grande risposta, siamo molto felici di questo. L'appuntamento è a Palazzo Fibbioni, nel cuore del centro storico aquilano. Dalle 17, nel rinnovato palazzo storico, si alterneranno performance, letture e interventi, accompagnati da commenti musicali. Tutte le poesie lette saranno raccolte in un volume antologico che sarà presentato in una successiva Notte della Poesia.